ho fatto questo let's play per augurarvi buon Natale. Scusate, sono completamente malata. Buon Natale e buone feste. Che cos'è? È Nivius. È un piccolo flash game horror, come potete vedere, molto invernale. Non so niente di questo gioco, se non che devo fare un'investigazione e devo poi compiere delle scelte e raccogliere degli oggetti. Sono curiosa anche perché sembra che ne hanno parlato molto bene e sembra essere un indie. Proviamo quindi a vedere com'è Nivius. Yeah. Andiamo. Press space to investigate. Hunter is the pair in the wood. Un cacciatore è sparito nella foresta. Perfetto, quindi immagino che sia Hunter disappeared. Case, la polizia. Ok, che bella la neve. Atto 1, the goal. Ok, perfetto. Sembra carino. Ah, ok, mi devo muovere. Immagino con le frecce direzionali, ok. Enter the cabin. Proviamo a vedere cosa c'è qui. Ok. È meglio che tenga di un'occhiata in giro prima di fare report. Di chiamare la stazione. Ok, è meglio che dobbiamo chiedere insieme. Allora, sostanzialmente siamo, da quanto ho capito, ho bisogno di più fuoco. Ah, di più legna, scusate. Allora, sostanzialmente dobbiamo cercare di capire come cosa è successo. Un cacciatore è praticamente scomparso e quindi dobbiamo andare a cercare delle cose. Bene, ok. Mi piace la grafica di questo gioco. È abbastanza essenziale, però è molto carina. E perché ha una lampada? Perché ha una torcia se si vede benissimo tutto? Va bene, ok, lasciamo stare. Magari, che ne so, è tipo in Finlandia, non so, da qualche parte. Saremo tipo il guardiacaccia. Che beh, sembra quasi che qualcuno o qualcosa ci stia osservando. No, no, posso solo andare avanti e indietro. Ok, va bene, andiamo avanti, quindi. Cerchiamo di capire cosa fare e scopriamo che cosa c'è in questa bellissima foresta. Del tipo che mi sto per perdere, però. Dove cazzo sto andando? Quello cos'è? Ho visto qualcosa lì. Footprint. Che è? Oddio, sto... Posso... Oddio, ho tirato fuori... Ho praticamente preso un pezzo di ghiaccio, l'ho tirato fuori con le mie mani possenti da guardiacaccia. Allora, vecchie impronte. Potrebbero essere delle... Scusatemi, del cacciatore? Boh, scopriamolo. Secondo me è lo Yeti. Una cosa di questo tipo. Ma io dico forse, eh. Ah, ok. Il vento si... Ah, ok, sta detto perché praticamente il vento si sta facendo molto freddo. Si sta facendo molto freddo fuori e c'è molto vento. Sta arrivando una specie di tempesta, quindi è meglio se torniamo alla cabina. Ok, torniamo alla cabina. Abbiamo raccolto le nostre fantastiche cose, quindi direi che possiamo andare dietro. Tutto ciò, devo dire che l'atmosfera è davvero carina. Mi piace. Molto, molto solitaria, molto tranquilla. Del tipo natalizio proprio. Stiamo tutti da soli a casa. Natale. No, scherzo. Io per esempio devo andare a mangiare. Mamma mia. Sarà una cosa bestiale. Del tipo con nonni, parenti, robe varie che ti ingozzano come non so che cosa. Vabbè. Andiamo nella cabina dunque. E adesso mi ritroverò una testa mozzata o cose di questo tipo. Oppure... Boh, andiamo nella cabina. Cosa facciamo nella nostra bella cabina? Ok, ho capito. Ah, dovrei aprire effettivamente... Ah sì, giusto, devo prendere... Come cacchio si chiamano quei cavolo di cosi? Aspettate un secondo. Usciamo un secondo. Anche se fa freddo. Eccoli lì.
i nostri fantastici fire food. This is breached seamless. Ah, questi rami sembrano essere stati rotti da un grosso animale. Yeah! Che ci sbranerà! E ci sbranerà! Tanto. Ok, andiamo a accendere il fuoco. Che tanto lui continua a tenere quella cavolo di torcia anche quando... I should radio report the film as soon possible. Ah, dovrei... Ah, ok. Ha un gramofono adesso che ci penso. L'ho visto anche prima, ma ha un gramofono. Che razza di periodo è? A mouse, the hunter, baby. Ho trovato delle impronte qui vicino. Credo che siano. Ah, devo scegliere di un mouse. Cos'è un mouse? Vabbè, the hunter, the bear. A bear. A me sembravano umane. Quindi io credo che siano del come si chiama? Diamine. Del cacciatore. Atto 2, il lavoro. Aha! Cos'era quel rumore? Devo andare a investigare. Sì, certo, startene in casa. Vabbè. Ma vai in casa, no? Ma stai in casa? Cosa te ne frega del rumore? Sei un guardia caccia, sarà qualche animale. Oh, porca mia. Cos'è quello? Quella è una persona. Non potrei davvero dire. Non potrei esserne certo con questa oscurità. Devo passare sopra, ho capito. Vai con la macchina. Usa la macchina. No, non l'uso. Non la usiamo, capito. Enter the cabin. No. E se vado di qua? Che succede? Nel bel mezzo della foresta. Non si vede una ceppa. Porca miseria. Devo trovare qualcosa, forse nella cabina. Qualcosa che possa farmi passare dall'altra parte. Ok, d'accordo. Mamma mia, tutto sto rosso. È abbastanza inquietante. Ok. Radio trasmitter, no. C'è qualcosa che posso usare per far passare? No, ok, niente, non posso fare niente qua dentro. Taglierò sicuramente qualche parte, altrimenti verrà male. Allora, di là non posso andare. La macchina non me la fa prendere, perché se non ho capito è successo qualcosa. C'è una persona da quella parte e devo... Non so che fare. Bene, non posso andare di là, quindi devo per forza andare di qua. La logica è inepugnabile della situazione. Oh mamma mia. Sono sicura che in realtà è tutto un piano di Babbo Natale, né? Fa tutti questi bei scherzi soltanto per farci trepidare. Ma certo, tu che razza di lavoro ti sei andato a cercare? Cioè, effettivamente, pensarci bene, guardia caccia. Dove sto andando? Cosa sto facendo? Perché sono in una foresta? Mi sto assiderando il sedere. Le impronte di prima. Ah, altre impronte. Queste sono delle impronte recenti. Sono molto più grandi di quelle dell'altra volta. Sì, è vero. E quindi? Mo che faccio? C'è nessuno di qua? Hello? E io ovviamente vado a cercare le impronte. Come un'incoglionita io vado avanti. Perché è naturale, no? Ma la mia impressione sta andando... Cos'è sta roba? Provision box. Resti di cibo. Resti di cibo. Il mio cibo. Cos'è successo qui? Cosa sta succedendo qui? Ah, c'è un burrone. Ok, direi che non posso fare nient'altro che tornare indietro. Fantastico.
tutto ciò è bellissimo. Oh, poi questo rosso. Che cazzarola, sembra che è tutto tinto di sangue. È interessante. Sì, le ho già viste, stai pronte. Vediamo un po' come va a finire la storia. Come lo chiamiamo il nostro guardiacaccia? Chiamiamolo Enrico, va, così, perché c'ho voglia di chiamarlo Enrico. Enrico il guardiacaccia. Scusate l'interruzione, ma tanto taglierò. Vai avanti. Vai avanti. Ok. Ora vediamo chi ci ucciderà o cose di questo tipo. È in diretta da sul cocuzzolo della montagna. Dove diavolo devo andare? Entriamo nella cabina, va. It was Saturday during the night and I have no provision. Ci sono delle imprese. Allora. Ok, le impronte dell'investigatore, no? Go away. Direi cerchiamo cibo, va. Atto 2. Atto 3. Ve premuni. Premuni. What the hell happened here? Bella domanda. Qualcosa si è rotto durante la notte. E lui dorme sempre con la torcia. Enrico e la sua fidata torcia non possono stare senza. Leave the cabin. Ah, ok. Posso andare di qua adesso? Il mio camioncino sta. Oddio, non l'avevo notato. Ok, va bene, posso passare? La riva è stretta. But I look very cold and deep. Ma è molto. Allora, il. Oh, scusate. Il fiume è stretto, ma se è molto stretto. E sembra essere molto freddo e profondo. Quindi no, posso andare di qua. Va bene, ho capito. Fantastico. C'è nessuno? Tra l'altro, tiene la torcia ma non sta andando in questo momento. Devo cercare del cibo. Insomma, non facciamoci prendere dal panico. Perché dovevo andarmene via? Insomma. Ok che teoricamente questo posto non è proprio il migliore per poter essere. Come dire. Bello. Oddio. Beh. La calma totale della natura. La bellezza dei boschi. Potrebbe essere meravigliosa. Però in estate. Non inverno. Insomma, inverno. Cacchio, ora. Poi questo gioco mi ricorda un po' Into the Wild in qualche modo. Che dopo muore, mangiando le bacche. Ma spero che quest'uomo abbia un minimo di sensatezza. E poi c'è una casa. Oh mio Dio, un cadavere. Perfetto. Siamo a posto. Un corpo. Oh mio Dio, è un corpo. Oh mio Dio. Oh mio, che cazzo è quello? Jump. Cazzo, prendi, oddio, prendi quel cavolo di fucile. Wolf Police Officer Vendano Viscay. Such as fire and land in. Cos'è veramente successo? Seguici Fractured. Allora, Global Choice. Hai trovato delle impronte vicino. Allora, ma allora, Mouse, che non so cosa significa, Veante 3%, 3 a Bear, Boring a Vest Decide. Go away, look for food, cioè tutte uguali. Quindi significa che sono l'unica che ha già giocato. Oh mio Dio, ma sono tutte uguali. Oddio, vabbè. Oh my god! La scelta è oh my god! Jump. Try to reason. Hunter's gone. Quindi
penso di aver ucciso lo Yeti. Perfetto. Bene, dunque vi auguro a tutti buon Natale. Spero vi sia piaciuto questo giochino un po' strano. E ci vediamo nella prossima, al prossimo Let's Play, che sarà presto comunque, non vi preoccupate. Yo!